è sicuramente un tema da affrontare, quello della doppia preferenza di genere, ma facciamolo in modo complessivo e non utilizzandolo invece per semplicemente per propaganda di qualcuno, per lanciare il sasso dentro uno stagno che è complesso. Il presidente della giunta regionale Massimiliano Fedriga non si sbilancia più di tanto. La discussione domani in aula della proposta di legge del consigliere PD Francesco Russo sulla doppia preferenza di genere potrà essere positiva solo se considerata parte di un discorso più ampio. Perché altrimenti diventerebbe una legge elettorale anarchica e che non ha una visione complessiva. Fedriga dunque non chiude la porta alla proposta, semplicemente, ragiona, la giunta non ha intenzione di procedere, come dire, a spot in un terreno comunque piuttosto complesso. Io credo che la norma elettorale sia da rivedere dal punto di vista complessivo. È sbagliato fare degli interventi su ogni singolo argomento, perché altrimenti mi domando i sindaci o il sistema di preferenze o i collegi come bisogna organizzarli. Io sono favorevole, anzi da subito ho dato disponibilità sia maggioranza che opposizione a rivedere la norma. In soldoni, la proposta di Russo prevede che anche per la regione, qualora si esprimano due preferenze, la seconda sia diversa dalla prima proprio per genere. In tal caso è quasi automatico promuovere una candidata donna.